Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione di Italia 7. In apertura di questo numero andiamo a Marradi nell'Alto Mugello in provincia di Firenze con una visita istituzionale del Presidente del Consiglio e di alcuni consiglieri regionali in, nella fabbrica Ortofrutticola Mugello al centro di una vertenza negli scorsi mesi e nelle scorse settimane. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha fatto visita al Mugello. A Marradi ha incontrato le lavoratrici dell'ortofrutticola del Mugello che hanno vinto la loro battaglia nel tenere aperto lo stabilimento e far riprendere la produzione. Era un impegno che avevamo preso l'8 di marzo, quando abbiamo premiato, giorno della festa della donna, le lavoratrici di Marradi che hanno resistito e che sono riuscite a ridare dignità al lavoro. È stato bello entrare in fabbrica insieme ai colleghi Benucci e Tozzi, poter vedere che lo stabilimento è ripartito: è ripartito nel pieno delle sue attività, ma che sono in corso anche investimenti per nuove tipologie di prodotti. Penso che il compito della politica sia sempre quello di restare all'altezza degli occhi delle persone, le donne e degli uomini che vivono le sofferenze. Oggi questa giornata sul territorio di Marradi è voluta partire proprio da qui per dare l'ennesimo segno di vicinanza alle lavoratrici dell'ortofrutticola Mugello e per ringraziarle davvero per la loro battaglia che è anche la nostra battaglia tanti consiglieri regionali e io tra questi abbiamo visitato più volte questo luogo durante il presidio nei mesi difficili e oggi visitarlo alla ripartenza quando dentro sono tornati gli uomini e le donne a lavorare, quando si è ripreso un ciclo produttivo è un motivo di grande gioia e di grande soddisfazione. Le istituzioni hanno il dovere di stare vicino alle realtà in crisi, noi abbiamo cercato nei nostri limiti di farlo ed oggi abbiamo visto che con l'impegno di tutti si possono risolvere e vedere di nuovo il lavoro dentro questo stabilimento è un motivo di grande soddisfazione per questa terra e per tutta la regione toscana. Una battaglia importante quelle delle lavoratrici della fabbrica di Marradi. È una realtà fondamentale per il territorio. Questo vuol dire che quando si combatte per il lavoro eh, arrivano dei risultati. Adesso speriamo nella continuità produttiva e speriamo davvero che questo territorio possa mantenere un centro per l'occupazione che possa come dire, avere una prospettiva per, per il futuro. Credo oggi una testimonianza importante. Il Consiglio regionale e i consiglieri devono essere sul territorio, devono portare la loro vicinanza alle realtà territoriali, soprattutto quando si Parla di comuni come quello di Marradi, di comuni che sono nelle aree interne e che quindi hanno bisogno in questo momento di un'attenzione particolare. Quindi auguriamo davvero che, eh, buona fortuna a tutte queste lavoratrici e speriamo davvero che questo sito possa continuare a eh, mantenere il proprio, la propria storia e la propria struttura. Si lavora guardando al futuro, è stato un periodo davvero eh, drammatico per il nostro territorio, ora finalmente eh, entrare in una fabbrica aperta con le donne eh, e gli uomini che, che sono al lavoro eh, da, da speranza. Ovviamente il lavoro, come si è sempre detto, non è finito, si continuerà, continuerà a monitorare, guardiamo al futuro, ma guardiamo al futuro con la speranza di una fabbrica finalmente aperta. Lo stabilimento di Marradi non chiuderà e sarà garantito l'intero trattamento economico ai sette lavoratori a tempo indeterminato e ai 64 stagionali di ortofrutticola del Mugello. È questo l'impegno che le due aziende, il subentrante Gruppo De Feo e Ital Canditi, che ha ceduto l'attività, hanno accettato di assumersi al termine di una lunga trattativa svoltasi al tavolo regionale. Con un occhio al PNRR, il piano nazionale di resistenza e resilienza, la commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale della Toscana ha detto sì a norme che vanno nella direzione della semplificazione. La Commissione Territorio e Ambiente ha licenziato a maggioranza la proposta di legge che introduce disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio, finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Nazionale degli investimenti complementari. La proposta di legge che ora passa all'esame dell'Aula è stata licenziata sulla base del testo sostitutivo del 2 marzo e con l'approvazione di emendamenti della maggioranza, respinti gli emendamenti presentati da gruppi di opposizione. L'esame è stato lungo perché c'erano diverse proposte, la prima e la più complessa delle quali è la proposta di legge targata PD per semplificare il percorso urbanistico e pianificatorio delle opere che hanno un finanziamento totale o parziale da parte del PNRR. Una proposta che parte su presupposti condivisibili ma che secondo noi presenta profili di criticità. Il primo dei quali è un ruolo assolutamente invadente da parte della conferenza dei servizi che verrebbe di fatto ad essere l'organo che decide dove si fanno determinate scelte e dove si fanno determinati impianti. E questo è un elemento sicuramente eh, di rilievo. In danno di chi? In danno dei consigli comunali e della politica. La politica di fatto viene commissariata per i tempi stretti del PNRR, per cui lo sviluppo delle città non è più rimesso agli eletti del popolo, ma viene rimesso ai tecnici che in qualche modo si prenderanno gravi responsabilità anche nel determinare dove appunto andare a realizzare determinati impianti. C'è stata poi una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi che per la verità sono stati tutti eh, respinti dalla maggioranza, ad eccezione di uno, presentato dall'assessore Baccelli, che ha introdotto un'ulteriore fattispecie di deregolamentazione per quelle varianti che per i comuni che non hanno il eh, piano operativo nuovo, non hanno ancora completato il piano strutturale, cioè sono in regime di salvaguardia, consentirà in realtà, sempre con variante, eh, di poter fare delle opere di ampliamento anche eh, con destinazione turistico-ricettiva e anche eh, con destinazione residenziale purché eh, comunque relativi a finanziamenti diretti o indiretti del PNRR. Anche da questo punto di vista il nostro è un giudizio in chiaro scuro perché introdurre elementi di eccezionalità e di deroga alle competenze di pianificazione sulla base non di valutazioni di igiene pubblica, di sanità come a volte succede è successo per esempio in materia di rifiuti ma farlo solo in considerazione del fatto che ci sono dei finanziamenti a disposizione introduce un precedente pericoloso. Il testo nasce con il proposito di cogliere appieno l'occasione offerta dall'arrivo delle risorse comunitarie per risanare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica, risorse ingenti e tempi stretti per la presentazione e l'attuazione dei progetti. Di qui la necessità di procedere a uno snellimento delle procedure amministrative legate al governo del territorio. Con la nuova legge in particolare si introduce per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle misure previste dal PNRR e dal PNC una semplificazione dei procedimenti relativi all'approvazione delle varianti agli strumenti Comunali della pianificazione territoriale o urbanistica nel caso in cui i progetti che incidono sull'assetto del territorio siano connessi all'attuazione delle misure previste dal citato PNRR o dal PNC. La cosa più importante che abbiamo fatto oggi senza nulla togliere il resto è l'approvazione della proposta di legge numero 92 sulla quale si è molto discusso, una proposta di legge a firma Partito Democratico che eh, velocizza le procedure per quanto riguarda le eh, realizzazioni di opere pubbliche e urbanistiche eh, di progetti finanziati con i soldi del PNRR. Abbiamo intercettato la preoccupazione di molti sindaci che ci dicevano noi i progetti li facciamo, i, i soldi forse riusciamo anche a intercettare. Ma poi le procedure che ci sono eh, sono assolutamente troppo lunghe per arrivare alle scadenze previste. Questo non pregiudica a parer nostro nessun alleggerimento dal punto di vista della protezione eh, né del paesaggio né dal punto di vista né ambientale né igienico sanitario. Insomma abbiamo letto tante cose, eh, alcune ci sono servite, abbiamo stamani infatti approvato una proposta di legge con un testo sostitutivo che teneva conto anche di alcune osservazioni che il dibattito pubblico ha, ha agevolato. Insomma, una la Commissione molto partecipata, ha visto un batte e ribatti tra i consiglieri, gli uffici, le spiegazioni tra i consiglieri stessi. Naturalmente anche nelle aule della Commissione ci sono visioni diverse dell'idea di del Toscana. Stati Generali della Salute, la Commissione Sanità ha dato il via alla rush finale dei lavori. Durante la seduta della Commissione Sanità all'ordine del giorno la proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione sugli Stati Generali della Salute. Oggi abbiamo analizzato tutti gli emendamenti che erano stati apportati, presentati rispetto alla risoluzione finale del lavoro degli Stati generali. È stata una discussione proficua, incentrata in particolar modo sulla governance delle aziende, sull'organizzazione del territorio e sull'organizzazione. Dell'emergenza urgenza oltre che sulle risorse e sulla disponibilità di professionisti, abbiamo deciso quali emendamenti accogliere o meno. Ora il testo sarà risistemato e nella commissione del 21 esprimeremo il voto finale della risoluzione che poi andrà in aula nel primo consiglio di maggio. Siamo arrivati praticamente alle fasi finali, credo che sia stato fatto un buon lavoro e un grande lavoro. Rimangono tutt'oggi dei punti su cui siamo eh, distanti, ma eh, può darsi che nei prossimi giorni troviamo una soluzione che possa essere d'accordo per tutti. Naturalmente è importante dare un punto di inizio di un problema che è annoso e che eh, vede la Toscana ovviamente in, in difficoltà. Per cui noi speriamo di poter eh, vedere risolte quelle problematiche che attualmente ci vedono ancora distanti nei confronti del Partito Democratico e di modo che si possa riuscire a firmare anche noi questa risoluzione. Si intitola Voci di libertà, una mostra negli spazi espositivi di Palazzo del Pegaso, ripercorre una storia forse meno conosciuta della Seconda Guerra Mondiale. Le storie di tanti soldati italo-americani si legano insieme in un unico grande racconto, quello dell'esposizione fotografica Voci di Libertà: I combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale, curata dal professore Matteo Petrelli dell'Università di Napoli L'Orientale e da Francesco Fusi dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Firenze. Il frutto di una ricerca sul campo lunga più di dieci anni. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto qualche mese fa quando vennero a raccontarmi, a presentare. Eh, questa mostra fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina, eh, i genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. E questa mostra è un modo per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra, erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in eh, Brasile e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i eh, loro eh, avi e credo che insomma ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie ma anche per dire una cosa importante che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. La mostra è ospitata nell'Expo Ciampi del Consiglio regionale della Toscana dove è visitabile gratuitamente fino al prossimo 22 aprile. Tra foto, manifesti, ritagli di giornale, locandine, si alza un coro di voci vecchio quasi 100 anni che risuona drammaticamente con il nostro presente, e con il conflitto in Ucraina. Beh sì, originariamente gli italiani all'estero ebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico o da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati dalle, nelle comunità ospiti vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però, con lo scoppio della guerra, gli italiani all'estero si ritrovarono spesso nemici eh, dell'Italia e quindi furono mh, purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalsa e si volle dimostrare il proprio, proprio filoamericanismo, in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. Non sono ormai quasi dieci anni che facciamo ricerca in archivi, sulla stampa e quant'altro, ma soprattutto questo è un lavoro che si basa su una forte empatia con eh, veterani che abbiamo incontrati, ormai stanno scomparendo ma ne abbiamo incontrati alcuni alcuni anni fa, ma anche con eh, figli e figlie di questi veterani. Quindi si è creato un vero e proprio legame, una sorta di network perché i discendenti sono molto desiderosi di raccontare questa storia. L'esposizione Voci di Libertà è realizzata in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze, un progetto per ridare voce a quelle vite coraggiose che rischiano di non avere memoria. Sì, la, il Consolato è estremamente lieto di sostenere questa mostra che mette in luce il contributo dei soldati italo-americani, le loro storie e dà, da, eh, dagli una voce. Queste foto, questa mostra ci ricorda um, del, del sacrificio, del contributo um, che, che hanno fatto i soldati italo-americani, i partigiani italiani nei confronti del nazifascismo. E quello che sta succedendo in Ucraina, gli ucraini anche stanno dimostrando un coraggio simile. Ci ricorda molto, de, de, questa mostra ci ricorda anche di que, quello che sta uh, accadendo uh, in Ucraina. Si chiude qui anche questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima puntata.